Il superbonus è stato ridotto al 70%. Quali saranno le conseguenze pratiche di questa decisione? Cosa accadrà ai tanti cantieri non ancora ultimati? In altre parole, cosa dobbiamo aspettarci per questo 2024 e per gli anni a venire? Ne ho parlato con Davide, un imprenditore edile che ha lavorato 3 anni con il superbonus e che conosce molto bene la situazione del mercato. Lasciate un mi piace sulla fiducia e iniziamo. Lorenzo, guarda, il quadro per il 2024 è molto chiaro e molto semplice. Il superbonus è finito. Il superbonus è finito per tutti, mettiamolo in chiaro, anche per quella ristrettissima categoria di aventi diritto al superbonus, secondo me è davvero ristrettissima, i numeri sono bassissimi, di aventi diritto con un reddito di riferimento entro i 15.000 euro. Perché dico che è finita anche per loro? Perché non c'è stata nessuna proroga. Per loro vi è la previsione, vi è un disegno di un futuro, sottolineo futuro perché ad oggi non c'è nulla, fondo di, chiamiamolo, soccorso, che sarà messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate per aiutarli a coprire le spese sostenute per pagare la differenza tra il 70% attuale aliquota a partire diciamo da oggi al 100% del costo delle opere. Ho sottolineato sarà il fondo perché la legge di bilancio dice che il MEF dovrà metterlo in campo nei prossimi mesi, non dà nemmeno un termine perentorio e io mi aspetto almeno un fine estate, inizio autunno, per avere non solo le caratteristiche del fondo, ma conoscerne la cifra, perché ricordiamoci che sarà un fondo limitato, quanto non lo possiamo sapere, ma sarà un plafond messo a disposizione e poi vi sarà una procedura operativa, penso tramite un portale in cui si dovranno iscrivere quelli che pensano di avere diritto e dovranno mettersi in coda per avere assegnata una cifra. Non si sa nulla, non si sa come verrà assegnata, se in ordine di arrivo o se verrà diviso il plafond per tutti i richiedenti, quindi non possiamo neanche sapere se questo fondo coprirà tutto o in parte la differenza tra il 70 e il 100% Quindi al delle momento è opere. come se non ci fosse nulla. Io per il momento sarò anche additato come catastrofista, ma io penso, faccio finta che per il momento non ci sia nulla, anche perché dal punto di vista operativo effettivamente non c'è nulla. Il contribuente che ha reddito di riferimento entro i 15.000 euro deve comunque sostenere le spese da adesso fino a fine ottobre, dal 1 gennaio a fine ottobre, ma deve sostenerle con fondi propri o con fondi che dovrà reperire in qualche modo, altrimenti non potrà nemmeno accedere al fondo perché la norma, come è scritta ad oggi, nel momento in cui stiamo registrando, è chiarissima. Il fondo coprirà le spese sostenute, non da sostenere. Domanda sorge spontanea: se un contribuente, un committente è nelle condizioni di avere un reddito di riferimento entro i 15.000 euro, sarà sicuramente un contribuente che ha delle capacità finanziarie alquanto ridotte. Figuriamoci se possono pensare di mettere da parte migliaia e migliaia di euro, perché stiamo parlando di cifre importanti, dal 70 al 100%, stiamo parlando di un 30%, ma bisogna vedere per quanti SAL, perché bisogna capire fino ad ora quanto il cantiere è stato coperto con la cessione del credito, sconto in fattura, che può continuare ancora, inizierà da gennaio con il 70% di aliquota, ma fino ad ora ha coperto potenzialmente tutte le spese, e da lì capire quanto effettivamente dovrà coprire. Nei condomini ci saranno anche delle situazioni diverse di reddito. Quindi Certo. facciamo un esempio concreto di un condominio dove ovviamente ognuno avrà le sue possibilità economiche. Ti faccio un esempio. Creiamo per questo esempio un condominio ideale, un condominio che non esiste, ce lo inventiamo, condominio da 10 unità, tutte abitative, di proprietà o comunque condotte da 10 aventi diritto differenti. Per semplificare le cose, diciamo che questo condominio ad oggi ha già completato i primi due SAL, gli rimane solamente il terzo. E l'impresa è riuscita a monetizzare tutti i crediti dei primi due SAL, quindi non ci sono pendenze. Una situazione ideale. Una situazione ideale, magari fosse solo così. Andremo in assemblea di condominio ad inizio dell'anno con
5 condomini con il reddito entro i 15.000 euro, quindi fondamentalmente che potranno sperare di accedere a quel fondo di soccorso, e 5 condomini che non potranno accedervi perché hanno un reddito di riferimento più alto. Ora, devono deliberare assolutamente di procedere con i lavori e di avere entro breve termine la disponibilità liquida a copertura di quella fetta tra il 70 e il 100%. Perché dico entro breve termine? Perché anche qui posso azzardare una previsione: non ci sarà nessuna impresa che da oggi, diciamo dal 1° di gennaio, pianterà un solo chiodo nel cantiere finché non avrà la certezza di monetizzare quella fetta scoperta dal bonus. Non ci sarà, e posso spingermi anche più in là. Penso che molte, la maggior parte delle imprese vorranno incassare la parte scoperta dal bonus anticipatamente per autotutelarsi. Ora, qual è la probabilità che da questa assemblea tutti e 10 i condomini, di cui 5 in oggettiva e prevedibile difficoltà finanziaria, possano reperire decine e decine di migliaia di euro? Quale sarà, a mio avviso, la conseguenza a livello macroscopico, a livello Italia? I cantieri del Superbonus, non posso dirti nel 100% dei casi, diciamo nel 99% dei casi, non avranno prosecuzione, saranno smobilitati, saranno quindi lasciati nello stato in cui si trovano, anche perché viene in soccorso di ciò la famosa sanatoria, c'è chi l'ha anche chiamata condono, messo in piedi dal governo, tale per cui non saranno perseguiti, non saranno recuperati, come prevedeva la normativa iniziale, i crediti finora fruiti senza arrivare alla chiusura del cantiere, al 100% anche dell'ultimo SAL, nemmeno pensa se non si potrà garantire il doppio salto di classe. È una sorta di libera tutti, salviamo tutti, a meno che, ovviamente, cioè, fatta salva la sussistenza del diritto di accedere a questo bonus. Non è che adesso liberiamo anche tutti i truffatori, quelli continueranno ad essere verificati e eventualmente perseguiti. Ma se il condominio aveva gli oggettivi requisiti per accedere al Superbonus, potrà terminarlo come riuscirà, essendo tranquillo, essendo sicuro che non gliene avrà chiesto conto. Capisci che anche l'impresa, a maggior ragione, avrà la possibilità di smobilitare il cantiere sapendo che non rischia nemmeno nulla, né lei né i condomini, dal punto di vista amministrativo, perché l'Agenzia delle Entrate non busserà alla loro porta. Ok? Dove nascerà il problema? Noi avremo cantieri sì smobilitati, ma lasciati nella situazione in cui si trovano, quindi in cui si trovavano, diciamo, idealmente al 31-12, e saranno delle situazioni che dovranno essere valutate caso per caso e in alcuni casi ripristinate, messe in sicurezza, messe in piena funzionalità. Fermo, hai parlato appunto di ripristino. Cosa significa questo? Il ripristino, guarda, un paio di casi veloci. Perché ci sono già delle Sì, ci situazioni. sono già delle situazioni, appunto ti stavo dicendo, alcuni condomini qui a Padova, che noi abbiamo visto con i nostri occhi, erano già stati abbandonati dal precedente blocco della cessione dei crediti, no? E erano stati lasciati fondamentalmente nelle condizioni di un palazzo o di una zona di guerra, perché magari erano iniziati da poco e quindi avevano solo sistemato un po' gli intonaci, avevano tolto i parapetti dei poggioli, avevano tolto le grondaie, i pluviali verticali, insomma stavano preparando per la posa del cappotto. E in alcuni casi avevano iniziato l'applicazione dei pannelli, ma non è assolutamente ultimata, non era nemmeno rasata, cioè i pannelli sono a vista. Sotto la pioggia, sotto il Sotto pioggia, gelo. sotto sole, agenti atmosferici, il ghiaccio, sono questi casi che sono già bloccati da un anno. Immaginatevi quei condomini come potranno pensare di continuare l'abitabilità senza fare un minimo di ripristino. A cosa mi riferisco? Montare un qualche tipo di parapetto sui poggioli, rimontare i pluviali verticali. Ne abbiamo un palazzo qui vicino che ha i tubi corrugati della corrente elettrica che servivano temporaneamente a scaricare le acque piovane. Bisognerà mettere delle grondaie nuove. Bisognerà rimuovere anche parte del cappotto che è stato incollato così nelle fasi iniziali, perché potrebbe diventare un oggetto
che potrebbe creare danni, ad esempio sotto una bufera, sotto un Si forte stacca, temporale, si si finisce. stacca, potrebbe volare il pannello, fare del male sia ai condomini, ma anche ai vicini di casa, creare danni ai vicini, quindi quei ripristini vanno fatti. Ci sono dei casi molto più gravi, ad esempio, sempre qui a Padova abbiamo un grosso condominio che è finito sui giornali, dove è stato abbandonato il cantiere e hanno i secchi dentro gli appartamenti per raccogliere, quelli dell'ultimo piano, per raccogliere l'acqua che scende dal tetto, perché è stato abbandonato senza nemmeno completare l'impermeabilizzazione. Poi garage bloccati. O i garage bloccati dalle impalcature, magari per mesi, e hanno obbligato magari i condomini ad andare a parcheggiare sulle strisce blu nel circondario e devono essere adesso in questo momento liberati. Quelli che forse soffriranno meno, e ce ne sono tanti, sono quei cantieri che sono stati allestiti negli ultimi mesi, settembre-ottobre. Io ho visto ponteggi crescere anche a cavallo tra novembre e dicembre, dove una volta smobilitato il cantiere, quantomeno il palazzo rimarrà come era prima, perché non è stato nemmeno toccato. Sicuramente avranno dovuto sostenere dei costi, magari per i parcheggi o però comunque non dovranno mettere mano al palazzo perché non è mai stato alterato lo stato. Il problema è che già quelli che avevano iniziato a giugno, luglio, agosto, magari una piccola parte, purtroppo piccola, di lavorazioni l'avevano portata avanti. Il ripristino non è assolutamente detto che sia fatto dall'impresa che smobilita il cantiere ed è quello il problema, perché il condominio, l'amministratore di condominio dovrà trovare un'impresa terza che vada a ripristinare delle opere non fatte da lei in un contesto sicuramente problematico, perché quel condominio avrà subito già anni di peripezie amministrative e procedurali. Io non lo farei mai, io personalmente non mi prenderei mai la responsabilità di andare a fare un ripristino senza sapere quali saranno i tempi, senza sapere quali saranno i costi e senza avere la certezza poi che il condominio abbia la liquidità per Appunto, pagarmi. perché chi è che paga, chi fa il In ripristino? quel caso là deve pagare il condominio, i singoli condomini, non ci sono storie. Stanno già nascendo già le prime cause, no? Sì, allora purtroppo noi l'abbiamo detto Era quanti febbraio mesi fa? febbraio 2022. Febbraio 2022 avevamo già lanciato questa provocazione, il super bonus degli avvocati. Poi nei mesi successivi già qualche altro giornalista anche a livello nazionale aveva un po' ripreso la nostra strada, perché già iniziavano a fioccare le prime azioni legali e adesso esploderanno. Esploderanno perché, innanzitutto perché si è capito che non c'è alternativa, non ci sarà una fine, non ci sarà uno sbocco di questi cantieri, quindi ognuno tenterà di portare a casa ciò che può, tenterà di salvare il salvabile, i condomini dalla loro parte cercheranno di recuperare fondi o di farsi completare il più possibile i lavori, le imprese dall'altra parte cercheranno di liberarsi senza nulla dovere a nessuno. E quindi inizieranno magari all'inizio le mediazioni, la gran parte di queste mediazioni arriveranno a nulla di fatto e se le parti non saranno correttamente consigliate dai legali si finirà per intasare le aule di tribunale. Okay? Anche perché i cantieri, quelli più vecchi, sicuramente avranno le azioni legali che si incentreranno sulla sopravvenuta causa di forza maggiore. Quelle vecchi cantieri, cioè le cause che si riferiscono a Sì. cantieri vecchi, perché effettivamente un anno fa, quando sono iniziati hanno iniziato a buttare fuori i tre decreti antifrode, effettivamente sono state delle modifiche normative talmente repentine che hanno effettivamente scombussolato il piano operativo e il codice civile riconosce anche le modifiche normative non sostenibili come sopravvenuta causa di forza maggiore. Un po' più difficile, quindi quelle secondo me andranno proprio in nulla di fatto, si andrà avanti anni e anni e anni e poi ognuno si leccherà le proprie ferite. Diverso invece è per quelle cause, quelle azioni legali che riguardano i cantieri che hanno visto la luce recentemente, recentemente io intendo già agosto, settembre, Sì. ottobre, novembre, dove già si era a ridosso, si sapeva di essere a ridosso del termine di legge 31-12-2023, perché a bocce ferme quello era il termine di legge. Il fatto che molti confidassero in una proroga, tra l'altro assolutamente non paventata,
già per vie informali da parte di questo governo, insomma, sembra che fosse stato abbastanza chiaro fin dall'inizio, non si è voluto ascoltarli, si è andati avanti a piantare cantiere, pur sapendo che non si sarebbe mai riusciti ad arrivare entro il 31-12 con il termine, e per quei cantieri, per quelle azioni legali, la vedo dura, insomma, a far valere la sopravvenuta causa di forza maggiore. Ok, partiamo allo stesso modo della previsione sul Superbonus, siamo chiari fin da subito. Per 2024, per il mercato reale, il bonus per l'abbattimento delle barriere architettoniche è di fatto chiuso. Perché lo sto dicendo? Perché ovviamente è stata eliminata la possibilità di cedere credito e quindi di poter usufruire dello sconto in fattura. E le opere con cui si può accedere a questo bonus sono state talmente tanto limitate alle sole rampe, montascale, ascensori, che sono state tagliate di fatto tutti quegli interventi per cui negli ultimi mesi questo bonus era stato pesantemente sfruttato, creando, a mio avviso, anche dei potenziali rischi per il mercato delle ristrutturazioni. Sembrava quasi che tutte le opere di ristrutturazione di un'abitazione potessero passare attraverso il bonus abbattimento barriere architettoniche. Ovviamente questa possibilità è una possibilità che non era frutto della corretta interpretazione della norma, ma era frutto di, adesso non voglio dire sempre di un abuso perché non possiamo definire tutti abusi, tutti abusi le fruizioni di questo bonus, però sicuramente questa norma conteneva, così per come era stata interpretata, conteneva un'altissima possibilità, cioè un altissimo rischio di abuso o vorrei dire anche in alcuni casi di truffa ai danni del fisco. Ecco perché in più casi l'ho paragonato il bonus abbattimento barriere architettoniche al bonus facciate. Il nuovo bonus Il nuovo facciate. bonus facciate, dovevamo fare questa previsione, ok, quando abbiamo pensato a questa intervista, volevamo lanciare questa provocazione, il bonus abbattimento barriere architettoniche sarà il nuovo bonus facciate. Siamo stati bloccati dal governo che correttamente, a mio avviso, ci ha messo una pezza. Fermo lì. Quanti interventi hai fatto con il bonus barriere architettoniche? Zero. Allora, Però, cioè, hai ricevuto interesse? una marea di richieste. Noi abbiamo deciso, come politica d'impresa, di non portare avanti nessuna delle richieste. Nemmeno quasi di valutarle. Perché? Perché sappiamo benissimo che per rispettare la normativa per l'abbattimento di barriere architettoniche, ricordiamoci, è una normativa del 1989, decreto 236 dell'89, è un decreto molto ben dettagliato, aveva degli allegati che spiegavano nel dettaglio i requisiti dell'immobile, i requisiti delle singole opere e solo rispettando quei requisiti si sarebbe potuto accedere al bonus attuale del 75%. Purtroppo, e per carità lo dico, me ne prendo la responsabilità, so di per certo che moltissime di queste opere sono state portate avanti non osservando quei requisiti o osservandone solo alcuni requisiti non sono applicabili nel 99% delle abitazioni attuali. Un esempio. Ad esempio, ti posso fare un esempio, le dimensioni minime dei bagni. Allora, la maggior numero di telefonate che abbiamo ricevuto, ma veramente parliamo di decine e decine e decine di chiamate, riguardavano proprio il rifacimento del bagno. Sembrava quasi, per come passava nei media, nella pubblicità, che bastasse rifare un bagno, magari anche solo addirittura togliere la vasca e mettere la doccia per accedere a questo bonus. Quando la norma, addirittura l'Agenzia delle Entrate ha emanato anche un chiarimento che diceva che per accedere al bonus barriere architettoniche il bagno doveva essere rifatto completamente, non era sufficiente la sostituzione di uno o più elementi che non modificassero però la conformazione del bagno. Altri esempi, ci veniva richiesto di addirittura rifare la doccia, semplicemente portando il piatto a filo del pavimento e accedere al bonus barriere architettoniche a parte, che poi tecnicamente non è fattibile, però queste erano le richieste. Oppure la sostituzione degli infissi, però senza accettare, ad esempio, il requisito dell'altezza delle maniglie. Quindi noi sapevamo che
O non avremmo accontentato il cliente perché gli avremmo dovuto imporre dei vincoli dimensionali o qualitativi dell'opera che probabilmente non avrebbe accettato, oppure avremmo dovuto anche noi abusare di questa normativa. E memori di quello che è successo col bonus facciate, che a noi non ha mai interessato, memori con quello che è successo e sta succedendo con il super bonus, abbiamo deciso di non dar seguito a nessuna di queste richieste. Così facendo abbiamo perso molte opportunità. Ero molto preoccupato per l'andamento del mercato nel 2024, perché effettivamente si aveva la cognizione che le ristrutturazioni potevano essere portate avanti, quindi i contratti per noi potevano essere chiusi solo ed esclusivamente con l'accesso al bonus 75%. E ti dirò di più: accesso col bonus 75% con sconti fattura. Che già quello non sarebbe stato comunque praticabile, perché come tutti ormai ben sanno, il mercato dei crediti è assolutamente incagliato. L'unica opera per cui si sarebbe potuto provare a trovare una via d'uscita per la cessione del credito, perché ricordiamo che se io impresa devo applicare lo sconto in fattura, a mia volta devo avere qualcuno su cui scaricare il credito acquisito, l'unica via poteva rimanere per i serramenti. Perché le case produttrici di serramenti solitamente avevano degli accordi quadro con degli istituti bancari che acquistavano il credito dei serramenti, ma su una ristrutturazione il serramento è solo uno di molti elementi. Quindi già lì questo era dovuto soprattutto alla pubblicità che veniva fatta anche in TV da parte di un grosso player che prometteva lo sconto in fattura per ristrutturare tutta la casa. Già qui il messaggio era completamente fuorviante: ristruttura tutta la casa con il bonus barriere architettoniche, eppure usufruendo dello sconto in fattura, capisci che potenzialmente tagliava fuori tutti gli altri operatori. Quindi su questo, per questo mi ero molto preoccupato. Mi sento di sostenere che questo blocco che è stato operato da parte del governo fosse assolutamente necessario, perché questo bonus era stato completamente snaturato, si stava utilizzando in maniera eccessiva e senza ottenere i risultati per cui era stato disegnato. Non sto dicendo che chi l'ha fatto ha violato la legge, è stata l'interpretazione della legge che è stata sbagliata. Quindi per questo io sono solo che felice che sia stato applicato questo blocco, questa fortissima enorme riduzione, perché ci permetterà di rientrare in gioco sul mercato ad armi pari, tutti con le stesse possibilità. Chi a partire da oggi, dal 2024, si dovrà o vorrà approcciarsi a una ristrutturazione, dovrà reimparare a ragionare come almeno 3 anni fa. Quindi come prima della pandemia, quando non si sapeva nulla del decreto rilancio, non si sapeva nulla dei super bonus, dei bonus maggiorati o degli super metodi di recupero dei crediti. Si tornerà per ora esattamente come 3, 4, 5 anni fa. Si potrà sfruttare tranquillamente il bonus casa, si potranno sfruttare, parlo al plurale, gli eco bonus, ossia l'eco bonus con tutte le sue opere, con tutti i suoi massimali, facendo bene i calcoli dal punto di vista finanziario. Perché? Perché ovviamente dovranno intanto esborsare tutto l'importo delle opere, salvo poi recuperarlo nei successivi 10 anni dalla denuncia dei redditi. C'è anche da dire che sicuramente devono inizialmente avere la disponibilità economica per saldare le opere, ma successivamente recupereranno tutto il bonus, tutta la percentuale riservata ai vari bonus, 50-65% che sia, non come durante cessione credito, sconto in fattura, dove volenti o nolenti una parte di quella agevolazione andava in fumo per pagare ovviamente il corrispettivo, ad esempio per la cessione del credito, per lo sconto in fattura. Se l'utente cedeva direttamente alla banca, si vedeva decurtata una percentuale per il costo di cessione. Se invece riceveva lo sconto in fattura, ti posso assicurare, ormai insomma è ben chiaro, che nel complessivo delle opere
c'era più o meno esplicitato un costo comunque per l'operazione di gestione dei crediti per ottenere lo sconto in fattura. Quindi da una parte sicuramente bisognerà imparare a gestire anche la parte finanziaria del cantiere, ma dall'altra potremmo recuperare, quindi nel medio termine dei 10 anni, recupereremo una cifra molto, molto maggiore. Il riordino inteso come blocco di tutte queste super manovre, queste super possibilità, quindi parlo non solo del super bonus, ma anche del bonus abbattimento barriere architettoniche, per i motivi in cui ti ho spiegato nella domanda precedente, sicuramente farà una bella pulizia, sia da parte degli operatori, sia da parte anche, devo dire, della qualità della committenza, perché purtroppo in questi anni abbiamo dovuto trattare, gestire anche delle committenze a forte rischio, perché erano delle committenze che si affacciavano, si approcciavano ad una ristrutturazione anche importante, senza avere le spalle coperte dal punto di vista finanziario in caso di possibili problemi che poi si sono chiaramente verificati. Forse per troppo tempo si è andati avanti a pensare che tutto sicuramente sarebbe filato liscio, che non ci sarebbe stato nessun inceppamento, nessuna modifica. Ecco perché ti dico che troppi committenti hanno sottoscritto contratti di ristrutturazione, essendo lontanissimi dal poter avere una contropartita di copertura finanziaria per il valore delle opere. E infatti sono quei committenti che adesso si trovano con le case sfasciate o fuori casa e non hanno nessun tipo di possibilità di poterle ripristinare. Quindi, ripeto, mia opinione personale, ma penso che il mercato forse mi darà ragione anche nei prossimi mesi, questa riorganizzazione, questo ridimensionamento, l'aver portato con i piedi per terra il mercato delle ristrutturazioni, gioverà, non dico a tutti, ma alla maggior parte degli operatori e delle figure che compongono il mercato delle ristrutturazioni, quindi non solo delle imprese, ma anche dei professionisti e anche dei committenti. E secondo te, questi primi mesi o anche durante tutto l'anno ci sarà un rallentamento delle ristrutturazioni classiche? Sì, allora, il rallentamento delle ristrutturazioni classiche lo stiamo già vedendo da metà del 2023, soltanto che la causa sarà leggermente diversa per il 2000, cioè continuerà anche nei primi mesi del 2024, la causa è diversa. Secondo me, posso azzardare una previsione, io andrei fino all'inizio dell'estate, quindi ti parlerei almeno fino a giugno. Saranno dei mesi sicuramente tranquilli, nel senso che non ci sarà molto movimento, non ci saranno chiusure di contratti, perché anche laddove ci dovesse essere una manifestazione di interesse buona, prima di arrivare alla sottoscrizione del contratto, secondo me dovremmo attendere un po'. Perché? Perché la platea di possibili committenti si dovrà riabituare a quelli che sono i meccanismi tradizionali e sicuramente dopo 3-4 anni in cui siamo stati abituati a meccanismi straordinari, il passaggio non sarà Ah immediato. sì, era diventata la normalità, quindi. Esatto, quindi bisogna tornare alla vera normalità e convincersi che la falsa normalità, quella che ci hanno spacciato come normalità, è finita. Ci vorrà del tempo, ci vorrà del tempo. Però sono fiducioso che nella seconda metà dell'anno il mercato riprenderà in condizioni normali. Quando dico normali, non intendo normali con i numeri dei super bonus, delle super manovre, ma intendo normali quelli più a misura di impresa, a misura di mercato, a misura di tessuto produttivo. Ricordiamoci il grosso default della disponibilità di materiali che aveva comportato il mercato si è alterato del super bonus. Ecco, quelle dimensioni normali del prima della pandemia, del prima del super bonus. Ci vorrà qualche mese, ma torneremo. E spero, insomma, è molto auspicabile che in corso di questi mesi o dopo il ritorno alla normalità, quindi verso la fine dell'anno, magari sopraggiunga la tanto agognata riforma dei bonus edilizi. Auspico che vi sia fatto un riordino in modo da rendere anche più facile l'operatività delle imprese, la comprensione e la valutazione da parte
dei possibili committenti, ecco, e in modo da lasciarci con 2024, iniziando poi nel futuro il 2025, speriamo con una maggior tranquillità, una maggior chiarezza e soprattutto un fronte temporale molto più lungo, perché bisogna assolutamente che la nuova riforma sia o resa strutturale o quasi strutturale, cioè di fatto strutturale, cioè almeno con un fronte temporale di 10 anni. Al di sotto di 10 anni, provocherebbe quasi gli stessi effetti di drogaggio che abbiamo avuto con i bonus aumentati. Bene ragazzi, io vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate delle considerazioni di Davide e raccontatemi la vostra opinione. Ovviamente se avete delle domande scrivete un commento. Fate attenzione perché mercoledì 17 gennaio uscirà un importante video di aggiornamento, importante un po' per tutti, ma soprattutto per chi deve ristrutturare casa in questo 2024. Quindi iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. E se questo video è stato utile, lasciate un mi piace. Ci vediamo nella prossima puntata, qui su Voglia di Ristrutturare. Un saluto a tutti da Lorenzo. Ciao ragazzi!